Ciao, sono Giulio Nicoletti, il CEO del Digital Innovation Days, e lui è Nicola Nicoletti, co del Digital Innovation Days. Digital Innovation Days è il nostro evento, quest'anno è arrivata la sua nona edizione, 2 giorni dal vivo, una sala principale, una sala digital in cui affronteremo 4 tematiche, il digital, il social media, l'influencer marketing, il web marketing e l'e-commerce, e poi una giornata completamente online dove affronteremo le tematiche dell'innovazione, la sostenibilità, il fintech e la informazione. Digital Innovation Days può portare alla città di Milano un'immaginazione verso un futuro che deve essere legato sia all'innovazione ma anche appunto alla sostenibilità, e quindi legare innovazione digitale alla sostenibilità. Noi siamo un veicolo di informazione, di formazione per avvicinare i giovani, i partecipanti all'evento, e avvicinarli alle aziende e a queste tematiche per arrivare a capire o a percepire cosa potrebbe essere il futuro prossimo. Milano è, penso, il centro dell'innovazione in Italia. La maggior parte delle aziende le troviamo qui, ma soprattutto è una città sempre in movimento, sempre all'avanguardia, che vuole sempre innovare per stare al passo con le città europee più importanti, e quindi siamo praticamente nella culla di quello che è l'innovazione in Italia. Novità di quest'anno, abbiamo introdotto ieri una cena inaugurale con tutti gli stakeholder dell'evento. C'erano speaker, sponsor, media partner, moderatori e tutto il nostro staff. Abbiamo apportato un'innovazione: non daremo più un certificato di partecipazione in cartaceo, neanche solo completamente digitale, ma addirittura sarà certificato in blockchain con un nostro partner che è l'Utilix. Un'altra novità sono i 14 workshop che ci sono nelle 2 sale workshop, quindi abbiamo aumentato il numero di workshop e siamo ritornati nuovamente ad avere un main stage e una sala digital, che in questo momento siamo live con la sala e-commerce, che è strapiena. Milano è innovativa perché hai un po' di tutto, penso, no? Sia la tecnologia, l'avanguardia, ma anche il connubio con quello che è tradizionale. Perché è inclusiva? La città più inclusiva che ci sia in Italia. Io sono Albi Oxa e sono Head of Public Affairs and Communication ai Digital Innovation Days. Milano è innovation perché riesce a attrarre eccellenze e talenti da tutta l'Europa, da tutto il mondo. Specialmente dopo l'Expo c'è stato un exploit, ecco, di arrivi, di nuovi arrivi e di persone che hanno scelto la nostra città per poter migliorare e massimizzare quello che è il loro sogno, la loro visione di progresso e di fare innovazione. Ciao a tutti, sono Musa Sead, sono il CTO di Retailin. Sono oggi qua per presentare la mia azienda. Ci occupiamo di sviluppare prodotti di business intelligence, quindi anche machine learning. Abbiamo introdotto dei temi inerenti alla innovazione, che sono la formazione di persone specializzate in campi moderni come il machine learning, data mining e la estrapolazione di dati, e la collaborazione col Politecnico di Milano. Quindi la nostra innovazione è proprio questa: prendere i ragazzi, portarli nelle aziende a trovare un lavoro e una realtà aziendale cui poter esprimere quello che hanno studiato, le loro specializzazioni. Milano è innovazione perché aiuta noi giovani o meno giovani ad esprimere le nostre idee e renderle concrete. Milano è il hub della ricerca, dell'innovazione, soprattutto del digitale. Stefano Bognini, assessore Regione Lombardia, sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione. Per capire la positività di questo modello, dove giovani, imprese e start-up dialogano e si confrontano per rafforzare il loro successo, in un momento in cui nel paese tanti indicatori sono negativi, vedere questa forza, questa energia, questa capacità di fare anche profitto in senso positivo è straordinaria. Milano ha uno straordinario valore, una straordinaria capacità del privato, delle imprese, di creare occasioni di business. Si dice che a Milano anche i Murun fanno l'uva, a Milano anche i Gelsi fanno l'uva, per la capacità attraverso il lavoro di fare miracoli. La cosa positiva è che molti degli imprenditori, delle persone che sono qui,
sono giovani che hanno capacità, esperienza per fare iniziative imprenditoriali e per realizzare il loro successo. Sull'innovazione non bisogna tagliare, il nostro è uno degli ultimi paesi europei in spese di investimento per ricerca e sviluppo, dobbiamo invece aumentare questi fondi per creare occasioni di crescita per i giovani e in generale per il paese. Milano, io vedo Milano come essere la città più innovativa d'Italia, poiché è il lab in cui nascono la buona maggior parte delle startup. Secondo me non ha pregiudizi, è europea, è moderna, non ha paura di sbagliare, è meno ancorata magari alla tradizione rispetto ad altre città italiane e niente, per me Milano è innovation per quest'anno. Sono Laila Pavone, sono coordinatrice del board per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano. Beh, Milano Innovation perché da qua parte tutto ciò che è, diciamo, innovazione dal punto di vista dell'ecosistema che si è creato in questa città. Certamente questa città è molto ospitale e offre tutta una serie di opportunità e di servizi a partire dal fatto che si possono organizzare degli eventi come per esempio questo di oggi, che consente davvero alle aziende di fare networking, di conoscersi, di crescere. Ecco, Milano è molto inclusiva. La prossima innovazione ce ne saranno tante, non è una innovazione, speriamo che siano tante innovazioni. Il punto secondo me non è tanto quello di sapere dove ci porterà, ma come ci porterà e quale sarà il ruolo di noi persone. È molto importante parlare di innovazione, ma parlare anche del ruolo delle persone, della cittadinanza digitale, di come il tema dell'etica debba essere trasversale e sottostante a qualunque tipo di innovazione oggi. Milano è innovation perché la gente che vive a Milano probabilmente ha visto più cose, magari dall'altra parte del mondo, e decide di portarla a Milano. C'è bisogno di novità, di innovazione, e qua effettivamente passeggiando per strada si va a caccia un po' di novità. Nicola Neri, country manager di Ipsos in Italia. L'innovazione ci fa andare avanti e Milano è avanti rispetto al nostro paese in tante cose, in tanti trend, in tanti dati che vediamo. In Ipsos ci occupiamo di osservare, di raccogliere quelli che sono i feedback, le opinioni delle persone che di volta in volta possono essere cittadini, consumatori, shopper, e raccogliendo i dati riusciamo ad aiutare le nostre aziende a capire quello che sta succedendo e i nostri clienti possono prendere decisioni migliori sulla base delle informazioni che hanno raccolto. Giampaolo Grossi, Director and General Manager Starbucks Italy. Milano Innovation perché Milano è una città che ha un ritmo ed un motore pulsante, è una città che continua a crescere, continua a muoversi e che assolutamente rappresenta l'Italia sia nel campo nazionale che a livello internazionale. La prossima innovazione della nostra azienda sicuramente non c'è qualcosa in particolare, stiamo osservando ed ascoltando il cliente, stiamo considerando quello che il post pandemico ha lasciato e di conseguenza faremo le giuste considerazioni per capire come procedere sul mercato. Fabio Padoan, co-founder e Chief Strategy and Creative Officer di Together. Milano è innovation perché l'innovazione passa per il confronto tra le diversità, l'apertura mentale, la sperimentazione, e questo è quello che avviene sempre più spesso a Milano. Qui c'è l'humus, c'è la testa giusta per poter creare un'innovazione. Un'innovazione però che dovrà sempre mettere al centro le persone. Ho dovuto rispondere a una domanda molto difficile, cioè come può un'agenzia di comunicazione essere innovativa? E la risposta che mi sono dato e che sta funzionando è che la vera innovazione in un luogo di lavoro con un'agenzia era nella cultura. La cultura che abbiamo creato è una cultura più disruptive ed è lì che stanno uscendo fuori delle modalità, dei meccanismi e anche proprio uno stato mentale quasi delle persone che ci lavorano, che io considero innovativo proprio perché digerisce ciò che le nuove generazioni stanno pensando con l'esperienza però del passato. Milano è innovation perché ci sono tutte le realtà principali e c'è tantissima voglia
di innovare, di sperimentare e di provare qualcosa di diverso anche in ambito digital. Mi chiamo Esther Intile e sono Head of Employer Branding in Enel Group. Milano è innovativa perché accoglie ed è sempre attenta a ciò che accade e quindi non si ancora al passato ma guarda al futuro. Enel è innovazione pura. Noi abbiamo addirittura una intera unità che si chiama Innovability, cioè la crasi tra innovazione e sostenibilità, perché per noi innovazione e sostenibilità vanno nella stessa direzione. In Enel l'innovazione, anche per esempio nelle risorse umane, che è l'unità dove lavoro e nella quale mi occupo, innovare significa evolvere anche a livello culturale, mettendo al centro le persone in un concetto di maggiore sostenibilità, portando le persone a lavorare nel benessere, motivandole e aiutandole a raggiungere insieme il risultato. Elena Stefani e ho fondato Speedy Languages. Sto trasformando l'educazione tradizionale nell'educazione del 2022, insomma, 2023 sarà l'anno prossimo. Quindi incentrata sul digital, tutto quello che si può imparare a scuola va benissimo, ma ora come ora, soprattutto nel mondo dell'inglese, è importante conoscere anche quei termini che vengono usati nell'everyday English, nell'inglese della strada, lo slang, le espressioni particolari. È innovazione perché è la città dove ci sono più possibilità di crescita, di sviluppo, sia in ambito personale che in ambito lavorativo, ma non è la sola. Mi piace sempre sottolinearlo, ci sono altre realtà importanti, città importanti in Italia, tra le quali anche Pisa, da dove noi veniamo. Che Milano ha un tessuto che si presta all'innovazione, è l'unica città che si può definire a livello europeo e ha un tessuto di aziende e di università che permette la trasformazione delle risorse in talenti per nuove potenzialità. È innovazione perché c'è anche questo ruolo di networking molto presente che si vede anche a questo evento, quindi è un crescere e passare le varie skills che ci abbiamo l'uno l'altro. Puoi trovare qualsiasi cosa, è accessibile anche con i mezzi, è innovativa da questo punto di vista. Investe molto anche su tutta l'innovazione. Investe molto anche in settori che sono magari più trascurati a volte, come l'arte, la cultura, le mostre, concerti di ogni genere, quindi, e poi è molto incentrata secondo me sui giovani, cosa che in altre parti d'Italia, noi arriviamo da Torino, quindi in altre parti d'Italia non succede. Sabrina Chionai, autrice per Cora Media e Naudi Editore. Il ruolo dell'innovazione ad oggi è veramente fondamentale, soprattutto perché ci avviamo in tempi in cui è stra importante stare al passo, e stare al passo al tempo stesso significa anche includere più diversità possibile in un mondo che è in continua espansione. Se essere diversi, essere innovativi, non so se è la stessa cosa, ma sicuramente voler comprendere le diversità e studiare le diversità, quello sì, significa anche essere innovativi. Mi chiamo Katie Latorre, sono un'avvocata. È importante essere al passo col presente e anche un pochettino col futuro, prendendo spunto anche dal passato, quindi l'innovazione è la capacità di vedere nel presente e anche un po' nel futuro. Innovazione sociale vuol dire avere un punto di vista che tiene in considerazione che siamo già una società molto più multiculturale e anche aperta a ogni forma di soggettività.
innovazione culturale, che significa mischiare il passato con il presente e il futuro. Per esempio, l'utilizzo dei social, l'utilizzo del web è una forma di innovazione sia nel linguaggio che nella cultura. Tommaso Galantini, sviluppatore Web3. Gatti Nicola, sviluppatore Web3. Per partire da Web3 si parte dal Web2, che è il web che conosciamo tutti quanti, un banale sito internet, e se si pensa di aggiungere al Web2 l'idea di decentralizzazione, cioè il fatto di non avere un'unica entità che regola tutto, ma una moltitudine di individui che contribuiscono a rendere il web un posto più, come dire, dove anche l'utente essere parte del web e fa proprio parte del web, non è solo l'utente che si interagisce e quindi entra in un sito e manda una mail, ma fa parte dell'ecosistema in cui entra. L'ecosistema non è regolamentato da un ente principale, ma sono tutti gli utenti a comporre il web e le applicabilità sono svariate, integrando la blockchain, quindi il mondo delle criptovalute, nel web normale, quotidiano, di tutti i giorni. Si porta il Web 2 al Web 3, che è un'innovazione importante. Ora come ora gli sviluppi e le applicabilità sono svariate, si può parlare di ambito medico, si può parlare di prodotto industriale, quindi validazione dei prodotti, si può parlare di metaverso, che è un po' il topic sulla bocca di tutti ultimamente. Diventa sui prodotti industriali, oltre che alla produzione in sé, ma si parla proprio di validazione del processo produttivo. Infatti molte più aziende stanno approcciando al Web3 per tenere traccia in modo permanente dei loro processi produttivi, in modo che non vengano manomessi, e questa è una delle forze della blockchain e del Web3. Per quanto riguarda anche lo storage di dati e di informazioni, infatti la blockchain si distribuisce sulle reti di utenti, che non possono mai essere spente tutte contemporaneamente, come può essere invece un server centralizzato in un ospedale, in una banca o in qualunque struttura. Un'altra peculiarità del Web3 è il garantire l'anonimicità dei dati e soprattutto dell'utente. Un utente si relaziona nel Web3 con l'anonimato, quindi il Web3 garantisce a un utente di mantenere la sua privacy, di non dover condividere i propri dati personali, e pur non condividendo i propri dati personali può portare a termine delle azioni complesse che non sarebbe possibile fare altrimenti. Una delle grandi forze è questa, e una delle grandi forze è la consultabilità di tutte le azioni che vengono eseguite in rete da un qualsiasi utente che si approccia. Quindi la blockchain che si interfaccia al web rende il web non più sicuro, però consultabile da tutti, quindi un'azione che viene fatta diventa irreversibile, diventa consultabile sempre. Stefano Barciocco, lavoro per un'agenzia di comunicazione. Milano è la città più internazionale d'Italia, ha da sempre attirato delle personalità molto interessanti, molto attive anche in ambito internazionale, investe molto nella tecnologia, nell'innovazione, non ha paura di rischiare, e quindi credo che in Italia sia la protagonista per quanto riguarda lo sguardo al futuro e le prospettive. Io mi occupo in parte anche di ricerca e sviluppo di tecnologie nel Web3, quindi in tutto quello che concerne la decentralizzazione, basandosi sulla tecnologia della blockchain, e fino poi ad arrivare anche agli NFT, non fungible token, che consentono di rendere finito anche dei contenuti che non esistono materialmente ma che sono solo digitali. Questo permette ad un mercato sempre più fluido e sempre più digitale, quindi immateriale, dove veniamo bombardati tutti i giorni da contenuti multimediali che fondamentalmente sono video, foto o musica, di creare un nuovissimo mercato permettendo a chiunque di monetizzare i propri contenuti,
Per esempio, adesso voi state creando un contenuto per i social network, che può essere Instagram, Facebook, i vostri canali. Se voi lo rendete un NFT, avete la possibilità di creare un mercato per quel contenuto senza passare da altre piattaforme, di terzi potenzialmente. Quindi è il tentativo di ridare il potere in mano al creatore senza dover passare da dei mediatori, dagli intermediari che gestiscono i vostri contenuti per voi. Sono Simona De Lucchi, CEO e founder di Bivalori. Allora, Milano Innovation perché innovazione parte ovviamente dal concetto di crescere, di cambiare e portare dei miglioramenti. Milano rappresenta una grande città digitalizzata e la più grande d'Italia, e quindi l'innovazione parte ovviamente dove c'è anche una concentrazione di esseri umani pronti a innovare. È proprio dai giovani, e quindi da ciò che i loro occhi vedono nel futuro che vivranno, che possiamo trovare le idee per innovare. Con Bivalori, ad esempio, abbiamo lanciato un contest qui al Digital Innovation Days che si chiama D-Days Next Gen, e abbiamo portato ieri sul palco proprio delle idee di giovani ragazzi che puntano sul tema soprattutto dell'inclusione e della sostenibilità. Quindi innovazione parte anche da questo.